Tariffe delle mense scolastiche non aggiornate al comune di Pescara. Nonostante fossero state accolte richieste di opposizione dei genitori, il gruppo consigliare del PD viene a scoprire che le modifiche non sono state deliberate. Mesi e mesi di battaglia, con tanto di consiglio comunale straordinario e un comitato spontaneo di genitori per chiedere tariffe delle mense scolastiche più eque. Alla fine, per bocca dell'ex assessore Gianni Santilli, le richieste sono state accolte, al di là del contenzioso in atto tra le due ditte che si contendono il servizio. Tutto bene quel che finisce bene, dunque, e invece no, perché da un'interrogazione del gruppo consigliare del PD giunge la risposta del dirigente che spiazza tutti. Le tariffe che saranno applicate da gennaio prossimo sono identiche a quelle che tanto hanno fatto arrabbiare i genitori. Limite ISEE non più elevato a 30.000 euro, ma lasciato a 22, con una media di 6 euro a pasto e relativo salasso per chi ha più figli, che rischia di pagare anche quasi 20 euro al giorno per farli mangiare. Semplice dimenticanza o illusione preelettorale, visto che la concessione è stata garantita pochi mesi dal voto? È un fatto molto grave, non sappiamo se siamo di fronte ad una furbata preelettorale del centrodestra oppure se è una dimenticanza. Sicuramente c'è il tempo per correggere tutto questo, ma va fatto subito e noi potremo già venerdì in Consiglio Comunale un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la giunta a correggere questo e dare sicurezza ai genitori che devono avere la certezza che da gennaio pagheranno quanto hanno conquistato con le loro battaglie. E pronti a riprendere eventualmente la battaglia? Assolutamente sì, perché non è immaginabile che in una scuola pubblica pescarese si possa pagare fino a 6 euro a pasto senza neppure tante agevolazioni per chi ha più figli a scuola. È una battaglia culturale, la scuola pubblica va difesa e tutelata e questo è uno di questi passaggi.